cinema nel 2024, inteso come luogo fisico in cui guardare un film, funziona ancora? E soprattutto, c'è vita oltre le multisale? Me lo sono chiesto e l'ho chiesto a un gruppo di persone che lavorano nei piccoli cinema di provincia, o meglio, che operano come volontari, perché se queste sale riescono ad andare avanti è opera esclusivamente e merito di un manipolo, chiamiamoli pure di coraggiosi eroi, perché tali sono. Resta fino alla fine su questo video e soprattutto lasciati contagiare da un pizzico di sana malinconia. Negli ultimi 15 anni il cinema ha subito moltissimi colpi che si sarebbero potuti rivelare fatali. In primis la concorrenza delle grandi piattaforme di streaming, che fanno gola soprattutto alle nuove generazioni, la cui soglia di attenzione si è abbassata notevolmente rispetto a quelle precedenti. I ragazzi non sono abituati a doversi recare in un luogo per guardare un film. Prediligono le serie da consumare quando, dove e come vogliono. Un altro colpo durissimo lo ha inferto il mercato, dominato dai colossal dei supereroi dell'universo Marvel, che per anni hanno accentrato su di sé i grandi incassi e contribuito alla crescita inarrestabile delle multisale. I piccoli cinema di provincia hanno sofferto, così come la lunga chiusura forzata durante il periodo Covid. Mettendo insieme tutte queste variabili possiamo capire perché negli ultimi anni così tante sale hanno chiuso i battenti. In questo video sono a Lecco, dove gli storici cinema di prima visione chiusero tutti entro il 2015, Nuovo, Minion, Capitol, Marconi, Saracinesche abbassate. Per un determinato periodo l'unica sala rimasta in una città di oltre 45.000 abitanti a proporre prime visioni fu proprio questa, il Palladium. Si tratta della sala della comunità della parrocchia dei Santi Gervaso e Protaso nel rione di Castello, costruita nel 1966, restaurata nel 1999 e dal 2012 dotata di impianto digitale, è l'esempio perfetto per spiegare la resistenza dei piccoli cinema alle difficoltà dell'epoca contemporanea. Ma la risposta purtroppo è scontata e anche banale, solo grazie ai volontari, perché naturalmente basta dare un'occhiata alle sale cinematografiche del territorio e si nota che sono tutte sale che stanno in piedi grazie all'apporto dei volontari, sale della comunità, quindi collegate magari delle parrocchie. Di quanti volontari ha bisogno una sala come la vostra con 345 posti per poter proseguire l'attività? Noi siamo in questo momento circa una sessantina. È chiaro che i ruoli non sono tutti uguali, perché ci sono dei ruoli, come dire, apicali, che riguardano la scelta della programmazione, che riguardano la gestione della sala, che riguardano il montaggio e tutta una serie di cose, fino ad arrivare al responsabile di sala, al cassiere e poi alla maschera. Diciamo che il numero questo è sufficiente, ma è soprattutto la parte, diciamo, apicale, quella più delicata, perché ci sono dei ruoli che richiedono grande impegno e che richiedono anche competenza. Il nostro boss è la nostra Daniela, che segue appunto la programmazione, seguita poi dal nostro Silvano, che gestisce la sala ed è anche responsabile per gli eventi extra cinematografici. Questo, diciamo, è il numero base. Poi naturalmente, se ce n'è di più, si lavora tutti di meno. Rispetto a un anno fa, la stagione cinematografica che segno ha, più o meno a livello di presenze e anche di qualità dei film? Ragioniamo giustamente per stagioni, perché non ha senso ragionare per anno solare. La nostra stagione inizia a fine agosto e termina più o meno a metà giugno. Sicuramente questa ci sta dando delle belle soddisfazioni. Abbiamo avuto un recupero forte di presenze e, seguendo un po' anche il trend nazionale, sicuramente è una stagione soddisfacente, ma non siamo ancora ai livelli e ai numeri pre-Covid. Quest'anno, per esempio, oltre a una importante, è stato il ritorno anche di buoni titoli. La produzione cinematografica si era un po' bloccata sia per la pandemia sia anche per lo sciopero degli sceneggiatori americani. La stagione è iniziata bene con Barbie, con Oppenheimer, tutti dei titoli che in genere d'estate la stagione era morta, che invece stanno producendo dei buoni successi. Poi abbiamo avuto la fortuna di imbroccare il film di e con Paola Cortellesi, C'è ancora domani, che ci ha dato sicuramente una grande spinta in termini di presenza, non solo quantitativa, ma dicevo pure anche qualitativa. Il Palladium ha ospitato anche delle matinée richieste da istituti scolastici, perché il film aveva anche un forte contenuto educativo, soprattutto sulla figura femminile.
Quanto è stato importante per il cinema la digitalizzazione? Fondamentale, perché in pratica dal 2014, con un preavviso di soli 2 anni, tutte le case distributrici hanno preannunciato che i film sarebbero stati distribuiti solo ed esclusivamente in digitale. Di conseguenza, non per nulla, gli ultimi 2 cinema tradizionali a Lecco nel 2014 hanno chiuso, ovvero sia il Minion e il Nuovo. Lì c'è stato fatto un atto di coraggio da parte del nostro parroco Don Egidio di allora, che fece l'investimento per digitalizzare la sala, prima sala in città e la seconda in provincia. Tante sale sono state costrette a chiudere proprio perché i costi da affrontare sono alti. Lì è stato un po' un crinale, perché o ti digitalizzavi o dovevi chiudere. E quindi alcune sale, ahimè, hanno chiuso proprio per questa impossibilità di risorse da investire nella digitalizzazione. Sono a 100 metri in linea d'aria dalla sala in cui mi trovavo prima, sono al nuovo cinema Aquilone, a Lecco, una sala della parrocchia, anche questa, una sala della comunità, pensate, si tratta di un caso di successo, una sala che è stata chiusa per 40 anni e che è stata riaperta nel 2020. Un'opera sostenuta da privati e dall'ANAC, Associazione Nazionale Autori Cinematografici, fortemente voluta da Monsignor Davide Milani, prevosto di Lecco e presidente di Fondazione Ente dello Spettacolo, e ai 100 volontari che sono l'anima della sala. Il nuovo Aquilone propone prime visioni durante il weekend, rassegne di cineforum, incontri con i registi, il tutto secondo scelte di qualità, spesso fuori dal circuito mainstream. Il cinema Aquilone è ormai la sua terza stagione e i numeri, nonostante la situazione generale nelle sale è molto complicata, ci danno ragione a questa proposta. Bisogna avere il coraggio di usare però una proposta molto chiara, di fidelizzare il pubblico non tanto con offerte, promozioni, premi, ma con una proposta molto chiara, una proposta culturale di qualità. Il pubblico ama essere sfidato. Cos'è possibile fare per portare più pubblico in sala? Quali sono le possibili strategie? Le strategie non hanno a che fare col marketing, non funzionano sui consumi culturali di qualità. E, ripeto, una proposta chiara, precisa, che non si contraddice. Ogni sala deve cercarsi, diciamo, il proprio pubblico e non deve deviare dalla proposta. Noi appunto proponiamo cinema di qualità, dove la qualità non è qualcosa che esclude, ma la qualità vuol dire che è un cinema che sa sollevare le domande, che è in sintonia con la proposta pastorale della parrocchia, che va avanti in quel lavoro più diciamo evangelico che viene fatto, diciamo, dentro la chiesa, che qui invece prosegue sui valori dell'antropologia cristiana, facendo anche delle scelte. Alcuni film proiettiamo e altri no, proiettiamo solo appunto ciò che sa suscitare le domande. Come si convive comunque con la concorrenza di piattaforme streaming e multisala con il cinema di provincia? Le multisala, come dire, fanno la loro proposta molto chiara, e ci sono dei film, lo dimostrano i dati analizzandoli lunedì mattina, che vanno bene nelle sale, diciamo, con una caratterizzazione molto forte come la nostra. Gli stessi film vanno molto male nelle multisala. Le multisala non sono la concorrenza se si ha una proposta chiara. Certo, se si danno gli stessi titoli delle multisala o se si rincorrono le proposte delle multisala, dei popcorn, delle patatine, delle offerte scontate, le piccole sale soccombono. La piattaforma sta assumendo invece sempre un'identità più chiara sul tipo di prodotto che propone. Certo, servono comunque delle leggi, dei regolamenti che tutelino i film destinati alla sala e creino delle finestre tali per cui un film prima sia sfruttato in sala e passi poi in piattaforma per un utilizzo secondario. Qual è lo stato invece di salute del cinema a livello di produzione in Italia? Passata la grande sbornia dell'iperproduzione immediatamente dopo l'epoca Covid, siamo in una fase un po' di stanca. Abbiamo visto film italiani con grandi budget, con pochissimi risultati, e film invece con dei budget discreti che hanno fatto invece dei risultati enormi. Il caso appunto di Paolo Cortellesi, C'è ancora domani, è emblematico, e film di qualità che comunque hanno fatto bene e continuano a incassare bene. Bisogna anche qui avere una proposta chiara. Il finanziamento alla produzione deve essere mirato e deve riconoscere, soprattutto quando si tratta di soldi pubblici, la qualità dell'opera e sostenere soprattutto le idee nuove, i giovani registi, i giovani produttori, i giovani attori. Mi sono spostato soltanto di qualche chilometro dal capoluogo, da Lecco. Sono in un piccolo paese di provincia, Galbiate, alle porte di Lecco. In un paese di 8.000 abitanti c'è questa sala
splendida, davvero un gioiellino, la sala Cardinal Ferrari, che, pensate, ha una peculiarità: tutte le settimane durante la stagione cinematografica da settembre a giugno riesce a proporre ogni giorno almeno uno spettacolo cinematografico, qualcosa di straordinario a mio modo di vedere, che dimostra ancora una volta come il grande impegno, la passione e la costanza dei volontari renda tutto questo possibile. Quanto è impegnativo portare avanti questo servizio nel 2024? Impegnativo è impegnativo perché comunque richiede da parte di noi volontari del gruppo cinema del Cardinal Ferrari di Galbiate uno certo sforzo anche di ore impegnate per mandare avanti l'attività della sala, ore per stare alla cassa, ore per decidere i film da proporre, soprattutto per quanto riguarda il Cineforum. Stiamo vivendo un periodo in cui, per fortuna, il cinema si sta riprendendo dopo gli anni della pandemia e dopo la grande concorrenza delle piattaforme, grazie anche a film che hanno fatto veramente sold out nelle sale. Tutto questo ci aiuta molto ad andare avanti. Il gruppo Cinema Cardinal Ferrari di Galbiate conta su una cinquantina di volontari. Il responsabile è Claudio Negri, anche se il titolare, essendo una sala della comunità, è Don Erasmo Rebecchi. Una sala da 160 posti con nuovissime poltrone, impianti tecnologici e anche aria condizionata, frutto di importanti lavori di ristrutturazione negli ultimi anni. Il Cardinal Ferrari è risultato ai primi posti in Italia tra circa 600 sale della comunità in fatto di performance migliori in termini di efficienza, buona gestione e intensità cinematografica, ciò in base al numero di ingressi e spettacoli in relazione alla capienza. A sancirlo è una ricerca studio confluita in un volume realizzato dall'Università per Stranieri di Siena, presentato all'ultima mostra del cinema di Venezia. L'anno scorso, nel 2023, noi che comunque praticamente abbiamo proiezioni 7 giorni su 7, si può dire, e tra l'altro anche in un paio di giorni al pomeriggio oltre che alla sera, abbiamo contato la bellezza, per ricordarmi lo scritto, di 26.343 spettatori per un numero di giornate di apertura di 325, per un numero di proiezioni di 500. E appunto, credo che nel territorio lecchese siamo veramente, se non al primo, ai primissimi posti. Come vengono divisi i compiti fra i tanti volontari che animano la sala? I compiti sono divisi in base al proprio tempo, alla propria disponibilità, anche alle caratteristiche di ciascuno di noi. Cioè, io per esempio mi occupo più della scelta dei film che proiettiamo al nostro Cineforum, I colori del cinema. Io ho un gruppo ristretto, tra cui voglio ricordare ora il nostro critico cinematografico Gabriele Lingiardi, che tutti i venerdì sera presenta il film in programma ed è un grande valore aggiunto. Altri si occupano invece della biglietteria, della cassa, del bar, della macchina, anche se ormai è ovviamente tutto digitale. Il nostro fiore all'occhiello è appunto il Cineforum, che conta di ben 32 film, e in più abbiamo delle rassegne molto seguite, come a parte quella della grande arte al cinema, rassegne che hanno fatto veramente il pienone nella nostra sala, come quella sulla montagna l'anno scorso. Poi abbiamo fatto rassegne anche sul tema dell'adozione. Tante occasioni per ritrovarci qui, perché siamo convinti che per un paese come Galbiate è molto importante avere un centro che fa anche cultura e che tra l'altro attrae anche spettatori non solo dal nostro paese ma da un po' tutto il circondario, Lecco compreso, insomma. Difficile dire quale sarà il futuro del cinema. Come abbiamo visto, sono tante le incognite, forse troppe, che interagiscono, ma proprio in questo video avete imparato una cosa: che finché ci saranno queste persone, volontari, diverse generazioni, che riusciranno a portare avanti questa passione, questa tradizione, beh, allora il cinema potrà ancora scaldare i cuori delle persone, perché finché ci saranno persone che amano sedersi su queste poltroncine con le luci che calano e immergersi in una storia che viene raccontata per immagini e parole, beh, allora il cinema potrà avere ancora un futuro, perché riesce a dare, a infondere emozioni. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella per restare sempre aggiornati, e se vi va condividete questo video. Noi ci vediamo alla prossima storia.